Come promesso, oggi ho provato la farina di Tumminia e ho fatto sia i biscotti integrali e sia il pane. Il pane adesso sta lievitando, la seconda lievitazione, fra poco sarà infornato, ma questo ve lo farò vedere nell'altro video. Intanto vi voglio far vedere i biscotti. Questo è l'ultimo che ho formato io a mano. Spero si veda all'interno. Puoi assaggiare? Com'è? Ci ho messo anche un pochino di farina di cocco. Non sarà buono fino ad ora. Mangia che è buona. Finita? No. Ok, mentre Gabri finisce di mangiare, e guarda che è piaciuta alla fine, perché ne ho messa proprio pochina farina di cocco. Quindi l'uomo del monte ha detto sì. Ovviamente metterò tutte le dosi giù nella scheda informativa. E con questo video volevo approfittarne per ringraziare tutti quanti voi per il traguardo raggiunto dei 1000 iscritti, che adesso sono stati anche superati. Grazie veramente di vero cuore. Io non pensavo che avessimo raggiunto questo traguardo, ne sono molto orgogliosa. Così in fretta, Sì, vero? sì. E invece ci siamo riusciti, Cioè, quindi. praticamente è come se ieri, cioè, è come una volta che mi ricordo che lei aveva 100 iscritti, me lo ricordo come ieri, e poi il giorno dopo, tipo, i 1000 iscritti, insomma. Insomma, una bella sorpresa e siamo contenti, via. Con questo è tutto. Io vi lascio alle foto finali di questi biscotti e vi rimando anche al prossimo video del pane. Ciao e a presto! Per i biscotti integrali con la farina di Tumminia occorrono 250 g di farina integrale di Tumminia, 150 g di fiocchi di avena, 80 g di zucchero di canna, 50 g di burro fuso, 40 g di farina di mandorle, 10 g di rapé di cocco e mezza bustina di lievito per dolce vanigliato. Lasciar riposare in frigo per 30 minuti, coperto con la pellicola per alimenti.